Buonasera a tutti, bentornati alla Striscia Filosofica, curata e condotta da me e da Luca Taddeo in collaborazione con Mimesis Edizioni. E continuiamo a indagare i problemi della filosofia contemporanea e quest'oggi abbiamo un autorevole ospite che è la professoressa Tiziana Andina dell'Università degli Studi di Torino, che insegna filosofia teoretica ed è esperta di estetica e di filosofia dell'arte. Quindi intanto le do il benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao. Allora, con Tiziana parleremo di un bel po' di cose, nel senso che la sua attività di ricerca ha in questo momento prodotto molti frutti ed è da poco uscito un libro che si chiama Filosofia dell'arte ed è che l'ha Danto per la Carocci Edizioni. E sempre su Danto ha recentemente introdotto un libro che è uscito per Mimesis per la collana Volti, correggimi se sbaglio, che si chiama Nietzsche Filosofo. E allora, visto che abbiamo la possibilità di parlarne direttamente con te, io ti chiederei qual è in qualche modo il ruolo di Arthur Danto nel panorama delle ricerche che tu in questo momento stai seguendo e in cosa ti sei concentrata anche nell'introduzione che hai scritto per questo libro su Mimesis. Allora, questo è un libro, intanto per me particolare, a cui tengo molto, perché di fatto è il libro con cui ho iniziato a occuparmi, diciamo, di filosofia dal punto di vista davvero più scientifico, più rigoroso. Da questo testo, ho, come dire, tratto le linee fondamentali della tesi di laurea, quindi figurati, sono passati un po' di anni, e quello è stato come dire, il testo centrale per costruire il percorso che fece allora. Sui modi in cui la filosofia americana e soprattutto la filosofia di stampo analitico, anche se non era solo quello, diciamo che il libro aveva un ampio spazio, ho letto Nietzsche. E questo libro particolare tanto occupa veramente uno snodo fondamentale nella piccola storia delle interpretazioni del lavoro che gli interpreti anglo-americani hanno fatto Nietzsche. È un libro degli anni 60, sono il 1965, in un momento in cui la filosofia di stampo analitico considerava Nietzsche tutto fuori che un filosofo, un poeta, un letterato, uno non si sa bene che cosa, ma insomma, fondamentalmente non un filosofo. Da qui ovviamente il titolo. Nietzsche filosofo, adesso sembra un'idea, in quegli anni, sia gli anni in cui peraltro in ambito continentale, come dire, il lavoro di Heidegger sta facendo una cosa analoga, siamo negli anni 60, Danto incomincia, come dire, a provare il discorso filosofico in maniera tale da far emergere dei temi della filosofia nietzscheana che erano di particolare interesse per il pensiero prepensionalistico. Quindi Nietzsche filosofo è stata una scoperta per l'ambito americano in quegli anni. Si è scoperto in qualche maniera che Nietzsche diceva delle cose che potevano interessare a una filosofia per motivi diversi, diversa da quella che la tradizione analitica stava sviluppando, e Nietzsche filosofo è molto interessante. Danto segue una strategia molto particolare, direi molto sua, che, come dire, si concentra molto sui temi eminentemente epistemologici, eminentemente metafisici e ontologici del pensiero di Nietzsche, per cercare in qualche maniera di criticarli là dove non tengono, ma anche di valutarli molto e di sottolinearli in senso positivo, dove invece la filosofia di Nietzsche è interessante o foriera di risultati per un filosofo eminentemente analitico. E dentro questo cerco di far vedere come dire, attraverso le letture anglo-americane, intanto si vede un Nietzsche per qualche verso, almeno diverso rispetto a quello che per noi è stato studiato e esplorato in ambito continentale, per esempio attraverso le letture di tanti nietzscheologi autorevoli come Gianni Battimo, Cacciari, che abbiamo avuto in Italia. Diverso perché appunto non si vedeva, intanto, come dire, Danto elimina alla radice tutto il problema della politica in Nietzsche, no? Tutto il problema della volontà di potenza. Dice, beh, insomma, un testo come la volontà di potenza è ovvio che Nietzsche non, come, è ovvio che è un testo che dà dei problemi, ma è anche ovvio che da un punto di vista dell'edizione, cosa che per noi è stata studiatissima per tanti anni, però è ovvio che lì per molti versi ci sta la vera filosofia di Nietzsche. Non possiamo sbarcarci della volontà di potenza. Bisogna invece fare i conti anche con quella parte di pensiero
vedere che può portare dal punto di vista dell'epistemologia, dal punto di vista della morale, quello che è criticabile, quello che non è vincendo. Quindi fai i conti in maniera molto strata con tutte le questioni teoriche forti di Nietzsche, dicendo che a mio parere molto sensati, largamente sostenibili, che a me in quel periodo, nel periodo in cui ho affrontato, arrivando da interpretazioni eminentemente continentali, hanno aperto un nicchio molto nuovo. Per questo ci sono appassionato e credo sia un testo importante per capire anche, non solo Dante, ma soprattutto Nietzsche, in certi epurato da un po' di polemica che forse non è tanto utile seguire, e che ha accompagnato invece tantissimo il suo lavoro, no? Gli ermeneutici nicciani si sono occupati tantissimo di questioni, in qualche modo, secondo me, un po' marginali. Se, prima di continuare, dico a chi ti sta seguendo che purtroppo non è più possibile per adesso, vediamo se poi la regia ci dà altre informazioni, vedere il video della professoressa Andina, perché questo è anche il bello e il brutto della diretta, c'è stato un probabile problema tecnico. Senti, la cosa che ti chiederei è, quindi Dante ritorna anche in questa tua ultima pubblicazione, nel sottotitolo di Filosofia dell'arte, appunto Dante è quasi un punto d'arrivo da Hegel a Dante. Il titolo Filosofia dell'arte e anche il tema del libro, per chi non si intende tanto di questi temi filosofici, potrebbe essere in qualche modo, in modo ingenuo, sinonimo di estetica, eppure sappiamo che c'è una bella e importante differenza, come immagino tu adesso ci dirai, tra estetica e filosofia dell'arte. Quindi magari ti chiederei di parlare di questa distinzione. Sì, intanto il titolo, come tu giustamente hai chiamato, pongo Hegel e Dante nel sottotitolo, in realtà soprattutto per una questione di, come dire, di consapevolezza all'interno del dibattito italiano, cioè il modo in cui ho posto la questione della filosofia dell'arte in questo libro. Il dibattito attuale italiano non è così, non è così ancora esplorato, mentre in fondo è un modo di esplorare le cose, quello che assumo, quello in cui mi metto, abbastanza di pratica, direi, nella tradizione analitica angloamericana. Per questa ragione ho, come dire, utilizzato come nel sottotitolo il padre, in fondo, della filosofia dell'arte, almeno nominalmente, nel senso che è uno di quelli che ci hanno pensato per prima, mi riferisco alla sua estetica, e hanno tra i primi assunto esplicitamente una distinzione tra estetica e filosofia dell'arte, e d'altro canto l'ho accompagnato con il nome che in questo momento forse all'interno di quel panorama è più noto nell'ambito italiano, e cioè Arthur Danto. Arthur Danto, che peraltro era pochissimo noto fino a pochissimi anni fa in Italia. Abbiamo incominciato a tradurlo e a parlare di Arthur Danto più o meno intorno al 2007, 2006-2007. Oggi è completamente tradotto, quindi oggi se io dico filosofia dell'arte la continuo ponendo come forbice, come dire, la tradizione comincia a capire e ha dei canoni di riferimento. In realtà il titolo che uso per l'edizione inglese del libro è un po' diverso. Non è da Hegel tanto, ma è da Hegel alle teorie post-Dantiane. Questo perché lì appunto il dibattito va più in quella direzione, e quindi ho potuto tenere un titolo più ampio. Perché la filosofia dell'arte ovviamente non termina con Dante. Dante è un pensatore vivente, se non più molto attivo, e come dire. È stato però molto attivo fino a pochissimi anni fa in questo campo, ciò nonostante dopo di lui ci sono una scuola ben viva, molto viva, di filosofi dell'arte in ambito angloamericano, e quindi si può già parlare di teorie post-dantiane, cioè teorie che in qualche modo criticano o altresì sviluppano il cuore, il nucleo della teoria dantiana. È vero che la teoria dantiana è probabilmente uno dei riferimenti teorici forti da sostenere o da criticare. Tu poi mi chiedevi qualcosa di più a proposito della differenza tra estetica e filosofia dell'arte. La differenza che assumo io è di tipo come oggetto di indagine. L'estetica è, per la definizione del suo fondatore, un signore, un filosofo che si chiama Baumgarten e che lavora nel Settecento, è definita come teoria della conoscenza sensibile,
all'analogo della ragione, cioè quella disciplina che studia le modalità attraverso cui le modalità della nostra coscienza sensibile, lo strutturarsi della nostra coscienza sensibile, quel tipo di conoscenza che è analogo alla ragione umana, alla conoscenza sviluppata dalla ragione umana, si può rivolgere agli oggetti d'arte, oppure no, si può rivolgere a un mucchio di altre cose. La filosofia dell'arte, d'altro canto, invece, la filosofia che si occupa delle opere d'arte e dei problemi legati alle opere d'arte. Primo tra tutti, nella mia visione, la filosofia, per esempio, c'è il libro di un filosofo interessantissimo su questi aspetti che si chiamano El Carro, si occupa specificatamente con gli strumenti dell'analisi concettuale, primariamente, di risolvere questioni legate specificamente alle opere d'arte. Questo è un lato forte, soprattutto la filosofia dell'arte non crede che, come dire, necessariamente la sensibilità sia da ricondurre o sia un elemento imprescindibile per lo studio dell'opera d'arte. Mentre che ci siamo, io faccio anche vedere la copertina del libro di cui stiamo parlando, che come abbiamo detto sarà anche disponibile l'anno prossimo, credo, in edizione internazionale in inglese, per cui sarà anche poi fruibile a un pubblico più vasto di quello italiano. La cosa che, anche così sentendo quello che tu racconti, secondo me viene anche spontanea chiedersi qual è oggi il senso, cioè quali sono in realtà le indagini contemporanee che in qualche modo sta di cui si fa portatrice in qualche modo la filosofia dell'arte, e in quello che è il panorama della filosofia dell'arte, come tu pensi di inserirti anche per le ricerche che farai in futuro? Quindi cosa c'è dopo filosofia dell'arte da Hegel a Dante, in qualche senso? Allora, la filosofia dell'arte, o meglio, i teorici, i filosofi che si occupano di filosofia dell'arte oggi si occupano prevalentemente, adesso non esclusivamente, ma prevalentemente della questione della definizione. Cioè, dire, cercare di capire, dal punto di vista soprattutto logico e metafisico, se è possibile dare una definizione, cioè che cos'è di quelle strane cose che sono le opere d'arte. Strane cose, perché non ripetere. Non sapere tutta la storia così come si è articolata nel corso del Novecento, anche perché chi ci segue immagino che la sappia, ma è chiaro che chiunque di noi sia andato, si è fatto un giro per musei di arte, soprattutto contemporanea, si è reso conto che le opere d'arte sono qualcosa che danno da pensare proprio concettuale, cioè si capita di sedersi su delle sedie, prendendo delle sedie e scoprendo che magari è una sedia di Cossu. Capita, come dire, senza è talmente un'esperienza questa ordinaria ormai che la cinematografia ci ha fatto dei bellissimi, come dire, interventi anche comici, no? Ricordiamoci, pensiamo ai film di Alberto Todi, mi viene sempre in mente lui che si porta la moglie a fare la Biennale, e poi a un certo punto questa poveretta è presa per un'opera d'arte, corpo vivente che cade. E lui deve spiegare, no, questa è mia moglie, non è un'opera. Quindi è chiaro che nella percezione ordinaria che abbiamo tutti, e ci siamo fatti tutti, almeno i fruitori medi, l'opera d'arte è diventata qualcosa che deve pensare in maniera più evidente, non più nel modo tradizionale, cioè non come dava da pensare l'arte, se vogliamo, più tradizionale, quella più figurativa, quella meno problematica sotto il profilo ontologico. Da lì è diventato di nuovo urgente, forse, problema della definizione, non ho fatto solo gli analitici. Un filosofo come Heidegger, in un saggio molto bello che si intitola Che cos'è un'opera d'arte, è pubblicato nella raccolta Sentieri interrotti, siamo intorno agli anni 50, fa esattamente la stessa cosa, anche se con una connotazione filosofica molto diversa. E tuttavia, appunto, questo è diventato uno dei problemi importanti del Novecento, perché le opere sono delle cose a cui siamo tutti estremamente perché hanno un posto nel nostro simbolico, nell'universo della nostra simbologia, del nostro immaginario, e perché di fatto svolgono dei ruoli importanti nelle nostre vite, sotto, ripeto, diversi profili. A un certo punto sono diventate cose che si confondevano con gli oggetti ordinari. E qui era necessario capire perché stava avvenendo tutto questo, e come era possibile che tutto questo si verificasse, come era possibile che, appunto, si potesse scambiare una sedia normale con una sedia di Cossu. Da qui parte, diciamo così, ritorna la filosofia dell'arte a riflettere sull'arte, anche se, voglio dire, il problema filosofico delle opere d'arte si è da Platone, quindi è un problema di lunghissimo corso che è stato affrontato e accantonato dalla filosofia.
ciclicamente nel tempo, però è un fatto che il Novecento ha riposto l'urgenza della questione sotto il profilo filosofico, e quindi i filosofi dell'arte utilizzano tutta una serie di strumentazioni tipicamente filosofiche per cercare di trovare una risposta e trovare o meno una definizione che possa aiutare in questo pasticcio, in questa giungla ontologica. E effettivamente quello che io poi vorrei anche chiederti, perché ho un po' invertito anche l'ordine delle cose che ti volevo chiedere, è come si può lavorare in futuro in un percorso come questo, nel senso che effettivamente è una sensazione all'uomo comune della strada come me, che è un po' estraniante quella di entrare in un museo e di non riuscire ad avere effettivamente il criterio che ci permette di discriminare quale oggetto sia un'opera d'arte e quale oggetto non lo sia. Però quali sono le migliori strategie, come pensi tu in qualche modo di continuare questo lavoro di filosofia dell'arte affinché domande come queste si vadano sempre più affinandosi, tra virgolette. Ma io non so se esiste una strategia universale e se è compito del filosofo trovare una strategia unica. Quello che sta facendo il filosofo adesso è misurarsi spesso con il problema della definizione, cioè cercare di vedere se esiste una definizione o una quasi definizione, come amo dire io, perché come sappiamo le definizioni si esprimono e si parla di definizione in filosofia quando si ha a che fare con una definizione espressa in termini necessari e sufficienti, cioè si trovano le condizioni necessarie e sufficienti perché una cosa sia quella cosa, si diano dei criteri. I filosofi stanno attualmente ancora dibattendo e si stanno dividendo tra coloro i quali pensano che una qualche definizione è possibile trovarla, o comunque è necessario trovarla se si vuole fare un lavoro serio sotto un profilo concettuale, e invece quegli altri che ritengono che una è. Gli altri, molti altri, perché non sono uno sparuto gruppo, che anche con buone ragioni ritengono che è un'operazione inutile, ma è inutile per la posizione, nel senso che, essendo la produttività artistica un tipo di attività in per sua stessa natura, cioè le opere d'arte sono necessariamente qualcosa che si rinnova nel tempo. Se noi, come dire, delle due, una, se noi facessimo, volessimo, potessimo elaborare una definizione, non avremmo nuove opere d'arte, perché la classe, come dire, dovrebbe essere chiusa, e quindi dovremmo bloccare l'arte nel suo sviluppo. Altrimenti, visto che l'arte, peraltro, vuole, non fa quello che gli dicono i filosofi, altrimenti dobbiamo assegnare una definizione moderna, quindi a girarci questa giungla ontologica semplicemente con dei criteri un po' così, con dei consigli per l'uso. Io credo che una condizione, una ci sia l'obbligo del filosofo che si occupa di queste cose di esaminare qualsiasi tipo di possibilità per dire spieghiamo la domanda. Convertiamo la domanda, non chiediamoci che cos'è arte, ma chiediamoci per esempio come quando è arte. Prima di abdicare un po' alla soluzione, perché secondo me quello è un po' tirare i remi in barca, bisogna cercare di vedere tutte, cioè bisogna cercare davvero di capire se magari emendando delle posizioni buone che esistono non possiamo trovare una strategia buona. Io credo che una buona strategia in questo senso sia unire una serie di criteri. Probabilmente non basta uno perché le opere sono oggetti molto particolari, sono oggetti sociali che hanno a che fare cioè con l'individualità di quelle persone che si chiamano artisti, che come un gesto è un atto intenzionale nel momento in cui intenzionalmente lavorano un'opera, che pongono la loro intenzionalità, la loro idea di opera, il loro contenuto concettuale in un, diciamo così, in un corpo dell'opera, che non necessariamente deve essere un corpo concettuale, probabilmente, perché l'arte concettuale sembra dirci che le cose possono stare anche in modo diverso, ma sicuramente questo contenuto concettuale, questa intenzionalità da qualche parte è collocata. Questo qualcosa che la ritiene è un qualcosa che, come dire, è non trasparente, come amo dire io, cioè si fa guardare, si fa concettualizzare, si fa sì che si rifletta su. Si possono dare tantissime esemplificazioni, sia nel campo delle arti visive, sia nel campo della musica, dove è anche impervio trovare dei buoni esempi, ma ci sono. E tutto questo deve avvenire all'interno di una narrazione storica. Cioè all'interno di una narrazione che sia consapevole di tutto questo lavorio che è la produzione artistica e la sua interpretazione, perché
Chi non ha consapevolezza storica della narrazione di quella cosa che è la storia dell'arte, difficilmente capirebbe che esistono cose come le opere d'arte. Quindi il mio suggerimento, quello che ho tentato di fare io nel libro, è mettere in campo serie. Di creare una serie di questioni per aiutarci nel discrimine. Come vorrei andare avanti, mi piacerebbe nella misura in cui mi occuperò ancora di questi temi, occuparmene in intercambio con chi sta ad affrontare nella pratica del proprio lavoro questo tipo di problematiche. Ti faccio un esempio. C'è un libro molto bello di giovane giurista che si chiama Alessandra Donati, lo è per diritto civile e arte contemporanea, così ho dato anche come dire, un consiglio di lettura ai nostri ascoltatori a questo punto, che mette bene in rilievo come per esempio in ambito giuridico il problema della discriminazione dell'opera d'arte e del suo discrimine rispetto agli oggetti ordinari è un problema sentitissimo. Un problema fa una bellissima esamina di una serie di esempi che io utilizzo spesso anche quando parlo di queste cose, parlando ci siamo resi conto che parlavo della stessa casistica, ma per esempio tutti i doganieri che si sono trovati nella storia recente a cercare di capire se nel momento in cui in dogana arrivava un determinato oggetto, quella cosa lì era un oggetto ordinario o un'opera d'arte. Riporci su una tassazione di un tipo piuttosto che di un altro, e spesso finiva che il prodoganiere litigava con l'artista che diceva: no, ma questo qua è un coltello, è un uccello con forma astratta, o qua non è una scatola da emporio, è la brillo. Il si offendeva, il doganiere non sapeva più cosa fare, si investe del caso, vuoi la Corte americana, vuoi la Comunità Europea, e si litiga, si litiga. L'ultimo caso è quello di Darwin, che è un artista americano, e di Bill Viola, che è uno straordinario artista contemporaneo. Il giudizio qui tra i doganieri e la Corte europea e le varie commissioni che si sono incaricate di venirne a capo è stato diverso per 4 volte di fila. Quindi è chiaro che, per esempio, in ambito giuridico manca assolutamente assolutamente come dire, i punti di appoggio perché il legislatore possa legiferare con cognizione di causa e non semplicemente sulle basi della casistica. Quindi mi piacerebbe lavorare con loro, per esempio. Senti, per completezza anche di presentazione del tuo profilo, volevo dire che tu sei stata anche autrice di un libro sempre su Danto, che si chiama Arthur Danto, un filosofo pop che è uscito sempre da Carocci nel 2010 e che è stato anche poi tradotto dalla Cambridge Scholar nel 2011. Senti, rimangono un po' meno di 10 minuti in questa chiacchierata e ti volevo chiedere un'ultima cosa. So che sta per uscire una tua antologia in cui raccogli diversi contributi di ricercatori, filosofi contemporanei sulle diverse ramificazioni della filosofia. Come io credo che sia un lavoro molto importante, anche perché può fare un po' da bussola appunto su diversi settori della filosofia, sullo stato dell'arte e sull'avanzamento della ricerca ordinaria, se avevi voglia di parlarcene un po' e di raccontarci un po' l'architettura del volume. Sì, molto volentieri. Molto volentieri perché questo è un testo a cui tengo molto, uscirà a gennaio, si intitola Filosofia contemporanea, sguardo globale. E tengo molto perché non è un lavoro soltanto mio, quindi come tutte le imprese in cui si procede in tanti e insieme, lo sforzo è stato per certi versi maggiore. Allora, un volume che è dato. Come dire, nasce da un'idea mia, ma nasce prima di tutto da un suggerimento, da una domanda dell'editore della Carocci che mi ha chiesto se avevo una buona idea per un volume sulla filosofia contemporanea. Io ho detto, ma non ci pensi, perché poi se ci pensi è una cosa troppo complessa ed è difficile da gestire, da portare avanti. Devo dire che con l'aiuto delle persone che hanno materialmente lavorato il libro, siamo ben in 18 di tanti, è stato non un peso ma una bellissima avventura di un'idea che è nata e si è sviluppata insieme. Allora, intanto è un progetto a cui partecipassero essenzialmente persone giovani. Questo perché per una ragione
sono tutte persone giovani molto competenti e che avevano molta voglia di fare. Questo è bello, ma anche perché ha un significato in questo momento della storia, della vita del nostro paese, credo. Per me ha un significato anche simbolico, cioè far vedere che in fondo sono relativamente giovani, giovanissimi, diciamo così, dai 30 ai 40 anni di età, che però, dato come dire, l'età media, diciamo così, del lavoro odierno, arrivare a 40 ormai e essere ancora considerati abbastanza giovani, tutto sommato. Ricercatori che lavorano in molte parti dell'Europa, sono persone che lavorano in Francia, altre che lavorano in Spagna, Germania, Stati Uniti, Inghilterra. E quindi ho cercato davvero di mettere insieme competenze intanto di buonissimo livello e poi persone che avessero molta voglia di far vedere come, nonostante tutto quello che sta capitando a questo nostro paese per tanti profili, per molti versi, e nonostante le difficoltà delle università italiane, le difficoltà che l'università ha passato sotto legislativo, perché abbiamo avuto l'impatto di tre riforme molto, molto grosse negli ultimissimi anni e hanno inciso sotto il profilo dei finanziamenti. È molto difficile per un giovane riuscire a trovare una collocazione che permetta di lavorare con serenità. Questo è l'elemento principale, cioè lavorare senza l'assillo di pensare a come fare a trovare una borsa di studio dopo 3 mesi. Nonostante tutto quello che accade nel mondo che ci circonda, l'Italia, le università italiane riescono a tirar su degli ottimi ricercatori che vanno in giro e che sanno lavorare un po' dovunque e che sanno lavorare bene. Quindi, come dire, pensando a tutto questo, ho detto facciamo un libro sulla filosofia contemporanea che non sia un libro storico, ma che faccia vedere come i filosofi, su quali temi i filosofi oggi lavorano in prospettiva teorica. Tengo a dire che non è un libro di storia della filosofia contemporanea, perché sennò avremmo dovuto impostarlo probabilmente diversamente rispetto alle scelte di fondo. Facciano vedere quali sono, come dire, i campi in cui la filosofia oggi sta elaborando idee più interessanti, più nuove, più utili per la pratica della vita di tutti i giorni, più utili in teorica. Mettiamo insieme tutto questo e vediamo cosa ne viene fuori. Ne è uscito, credo, un bel volume. Lo dico appunto perché non è solo opera mia, ma anzi è in piccolissima parte opera mia. Io più che altro ho aiutato le persone a dare il meglio in quello che dovevano fare. Strutturato su 9 capitoli, ogni capitolo è stato scritto a 4 mani, almeno a 4 mani. Uno dei capitoli, quello di etica, in realtà coinvolge 3 persone e riguarda, come dire, i temi sono quelli davvero che stanno a cuore non solo ai filosofi, ma alla gente che in qualche maniera ha a che fare e si rivolge alla filosofia anche per pensare e agire nella propria quotidianità. Un capitolo dedicato alla metafisica e all'ontologia, un altro dedicato alla filosofia del linguaggio, come fa, quali sono i problemi nascosti nel linguaggio, come parliamo, come in che modo nascosto il Nascosta linguaggio nasconde, in che modo nascosto il linguaggio il nasconde trucchi e cavilli filosofici, se è interessante, naturale. E poi ci occupiamo di etica, di questioni di morale, in che senso le leggi di giustizia o di libertà funzionano, in che senso la giustizia e la libertà sono problemi importanti per la vita di uno Stato. Ci occupiamo di tecnologia sociale, ci occupiamo di arte, le cose che più o meno vi ho spiegato qui, molto meglio di quel che so fare io da due miei bravissimi colleghi, e ci occupiamo di politica, cioè che cosa vuol dire uno stato, cosa vuol dire la vita in società, che cosa vuol dire la polis e quando una buona polis funziona per il benessere e per, come dire, la felicità di tutti i cittadini che compongono. Spero che vi piaccia. Aspettiamo di leggerlo e di trovarlo in libreria. Io volevo ringraziare, perché siamo arrivati alla fine della striscia filosofica, la professoressa Tiziana Andina per aver accettato l'invito, per aver accettato la chiacchierata che abbiamo fatto sui temi della filosofia dell'arte e delle sue ricerche. Quindi, innanzitutto, grazie Tiziana per essere stata con noi. Grazie a te, Leonardo, per l'ospitalità e per la chiacchierata interessante come sempre. Grazie a tutti voi che hanno ascoltato fino a qui.
Io auguro a tutti un buon proseguimento di serata. Io auguro a tutti un bel proseguimento di serata. Ci vediamo a gennaio per una nuova puntata della Striscia Filosofica. Grazie. Ciao a tutti.